Davanti ad una numerosa platea all'interno del campo comunale di Fontanelle si è svolta la serata conclusiva del primo Memorial Peppe Amico, torneo di calcio 11 che ha avuto nel tardo pomeriggio il suo epilogo, con la disputa della finale tra le squadre dell'ASD Fontanelle e l'Ordine degli Ingegneri, e conclusasi con il punteggio di 2-1 a favore della squadra ospitante, con le reti del capocannoniere del torneo Bernardino Desideri e Zeus Meyer per l'ASD Fontanelle e di Licata per l'Ordine degli Ingegneri. Al termine della partita, il vero momento del Memorial. Dopo il saluto del promotore ed organizzatore, il cugino di Giuseppe, Gerlando D'Aleo, che si è detto soddisfatto dell'ottima riuscita di questa prima edizione del Memorial, è felice di aver raggiunto l'obiettivo non facile di presentare alla cittadinanza e agli sportivi Giuseppe, grazie anche alla realizzazione di un video che ha emozionato tutti i presenti e che ha raccontato la breve ma intensa vita di questo giovane poliziotto ed atleta delle Fiamme Oro, gruppo sportivo della Polizia di Stato, morto prematuramente il 10 ottobre scorso a Ostia, a Roma, in un assurdo incidente stradale. Durante la serata hanno preso la parola diversi ospiti intervenuti per rendere omaggio a Giuseppe. Commovente l'intervento della mamma di Giuseppe, Anna Mallia, che ovviamente, come si può facilmente intuire, non riesce a rassegnarsi all'improvvisa dipartita del figlio. È entrata nei cuori di tutti i presenti raccontando della difficile scelta di madre al capezzale del proprio figlio ormai deceduto di acconsentire all'espianto degli organi che oggi permettono a 5 persone del nostro paese di riprendere a vivere una vita normale. A seguire le testimonianze dei rappresentanti dell'AIDO, Associazione Italiana per la Donazione di Organi Provinciale, con a capo la sua coordinatrice Paola Pisciotta, e la sezione di Favara egregiamente rappresentata da Vincenzo Vella, oltre ad alcuni trapiantati che, condividendo con i presenti il loro continuo ringraziamento nei confronti dei loro angeli, cioè le persone decedute che hanno donato loro gli organi che permettono ad altri uomini e donne di riprendere una vita normale. Questo memorial fortemente voluto dagli amici di Giuseppe, noi doveroso da parte nostra essere presenti a ricordare Giuseppe, ricordando che bisogna sempre avere la consapevolezza che in Italia migliaia di persone ogni anno vengono colpite da gravi malattie agli organi e che la missione di Giuseppe bisogna renderla valorizzata al massimo, in quanto è stato un eroe perché ha salvato molte vite umane, il suo estremo gesto d'amore. Intervenuti alla serata anche Don Angelo Brancato, parroco della Madonna di Fatima, e Don Giuseppe La Rocca, cappellano della Polizia di Stato, i quali hanno preceduto gli interventi del sindaco facente funzione di Agrigento, Piero Luparello, che ha voluto ribadire il gesto di assoluta generosità dei genitori nel voler donare gli organi del figlio, nonostante non sia facile prendere una decisione simile, oltre a spiegare come possa essere contro natura dover assistere alla morte dei propri figli. Io sono estremamente contento di essere qua a ricordare un servitore della patria che in momenti tragici perde la sua vita. Certamente questi memorial, questi momenti sarebbe bene non viverli, perché significa ricordare a tutti noi qualcuno che è stato strappato al suo essere, alla sua vita, al suo futuro, ai suoi progetti. Una giovane vita che viene privata del futuro per eventi tragici e drammatici è un dolore che accomuna tutta la società. Ecco, questo è il pensiero che mi sento di esprimere, che sarebbe meglio sicuramente non vivere questi momenti, però il ricordare significa condividere dei momenti di felicità che questa giovane vita strappata al momento tragico, al suo destino, al suo futuro, alle sue progettualità, vuol dire ricordarlo con affetto, con amore e con tanto riconoscimento per quello che ha fatto.
A concludere gli interventi il questore di Agrigento Mario Finocchiaro, il quale si è detto particolarmente entusiasta della cerimonia conclusiva, nella quale ha avuto modo di conoscere da vicino Giuseppe, la sua storia, la sua famiglia, i colleghi e gli amici di Roma, Catania e Caltanissetta, attraverso il video ma anche le testimonianze lette anche dalla zia Rita Mallia. Lo stesso questore Finocchiaro, parlando in modo semplice e concreto, lasciando trasparire un'incredibile sensibilità e un pizzico di emozione verso gli argomenti affrontati, rivolgendosi ai presenti quasi come quando un papà si rivolge ai propri figli, manifesta l'intenzione che da lì a poco si sarebbe concretizzata di compilare il modulo di iscrizione all'Aido per esprimere la propria volontà ad acconsentire all'espianto degli organi. Questa serata è sicuramente una serata molto bella perché ricordiamo un ragazzo e un poliziotto che è morto molto giovane, però in questi pochi anni che ha vissuto ha avuto la possibilità di vestire una divisa, quella della Polizia di Stato, e vestirla con dignità e con onore. Ha potuto realizzare quello che erano i suoi sogni, perché nell'ambito della Polizia di Stato per tanti anni, per quegli anni che ha prestato servizio, lo ha fatto nel gruppo sportivo Fiamme Oro, che è il gruppo sportivo della Polizia di Stato, da cui fanno parte poliziotti particolarmente bravi nelle discipline sportive. È morto giovane, morto prematuramente in un incidente stradale, e anche in questo momento, tramite i suoi familiari hanno consentito a lui di continuare a servire la collettività come aveva fatto fino a quel momento, donando gli organi, facendo vivere altre 5 persone con i suoi organi, e direi in queste persone continua a vivere. È una storia semplice, ma allo stesso tempo dolorosa, ma allo stesso tempo molto bella, perché dimostra come si può essere utile alla collettività col proprio lavoro e anche paradossalmente con la propria morte. A conclusione di questo lungo e toccante momento di ricordo e di testimonianze inizia la premiazione finale del torneo, ed anche qui non sono mancati i momenti per emozionarsi. Infatti al momento della consegna del trofeo ai vincitori, i giocatori dell'SD Fontanelle, gli stessi con in testa Ciccio Nobile, che prende la parola per spiegare come l'intera squadra, rimasta particolarmente colpita dall'intera serata, desiderava regalare il trofeo appena conquistato alla mamma di Giuseppe. Io ne ho vinte tante di trofei. Questo è il più bello e il più significativo della mia vita. E insieme al presidente e ai giocatori abbiamo deciso di darla alla mamma, perché le cose belle che restano al cuore, signora, che può venire. In conclusione, una serata magica per ricordare un ragazzo speciale, Giuseppe Amico, per gli amici Peppe.